Letterina, importante, sì, missione principale. Durante il terremoto il Mill è stato danneggiato. Il Mill, sempre con questi problemi a tradurre in italiano, il mulino. Ed è ora di ripararlo. È importante averne uno, perché insomma ti aiuta a processare dei prodotti. Incontrami nell'ufficio, almeno Rose, Adelina, va bene. Dove aveva detto che voleva incontrarmi? In ufficio, aveva detto, dove cazzo è l'ufficio? Tempismo, stiamo giusto per iniziare. Quindi sono in ritardissimo, altro che ottimo tempismo. Quindi, vabbè, mettendo insieme tutto quello che hanno, insieme anche a un po' di ciò che gli hanno dato la capitale, hanno fatto ottimi progressi per riparare il mulino. Fantastico. Però gli mancano comunque 1.000 euro. Ah! Abbiamo anche bisogno di più materiali da costruzione. Almeno altri 150 di legno, 200 di pietra e 2 lingotti di bronzo. Vabbè, questo ci penso io. Che splendida idea, Catra, sei la migliore! Vabbè, e lui costruirà dopo che abbiamo raccolto la roba. E io ti insegnerò tutto ciò che c'è bisogno di sapere per crescere, insomma, tirare sugli animali e per usare il mulino per creare il loro cibo quando sarà tempo. Ok. Metterò una box delle donazioni sulla porta del mulino. Puoi mettere i materiali lì quando hai finito. Prenditi il tuo tempo, visto che è un lavoro grande. Ok. Ma il mulino dove sarebbe? Ah, è quello lì. Ok, ci sono passata davanti tante di quelle volte, però non ci ho mai fatto caso veramente. Va bene, allora io con i miei tempi mi raccatterò i materiali. Buona. Allora, io ho tutto. Fatto e vediamo. Adelina è a casa sua. Mi prendo qui la missione, che poi mi scordo magari. E andiamo da Adelina. Carissima, ho tutto, i soldi, i materiali, anche i soldi li devo dare, Madonna mia.
Cioè, abbiamo fatto tutto io e Rhys alla fine. Gli altri che cazzo fanno? Guardano. Incredibile. Ottimo lavoro tutti quanti. Mistra finalmente ha di nuovo il mulino. Vabbè, tutorialino. Dammi il tutorialino. Posso fare farine e quant'altro. Finalmente non dovrò più importare le cose da altrove. Enrietta e il resto degli animali saranno felici. Va bene, se lo dici tu. Se vuoi provare a, insomma, ad avere gli animali, Catra, hai bisogno di qualche posto dove vivino. Vieni dal mio workshop con i giusti materiali. Ok, posso farmi le robe per mettere i polli e quant'altro. Ok, per curiosità andiamo a indagare. Cibo per animali. Deluxe large. Quindi barn, questo è per tipo le mucche. Small è per le galline. Ok. Posso fare anche tutto ciò che ha bisogno del lattosio. No, anche ciò che ha bisogno di latte e uova. Ok. Qui posso fare varie farine. Lo zucchero. Ok, quindi diciamo che tra poco, quando arriverà l'estate, devo darci dentro con la canna da zucchero. Questo da aspettare l'autunno per il riso. Autunno anche questo. Ok, canna da zucchero quindi. Bene, interessante. Carina, ah, qua, missione principale. Catron, ti posso ringraziare abbastanza per il tuo lavoro al mulino. Se hai tempo, vieni a trovarmi. Metterò su il tè e possiamo parlare degli animali. Va bene. Ciao caro. Grazie per essere venuta. Passa entra. Quindi, insomma, hai intenzione di crescere degli animali? Ho una bella selezione per te, Catra. Sì, dai da mangiare, li fai le coccole e li fai uscire durante le belle giornate. E, insomma, tirano roba bella. Uova e latte fresco sono molto utili per cucinare e li puoi anche vendere. Alcuni animali ti faranno trovare anche degli ottimi materiali per il crafting.
tipo le piume e la lana. Ah, Mistea ha anche un festival annuale degli animali con bei premi. Insomma, anche se però troverai una dura competizione contro la mia Henrietta. Bene. Ah, c'è anche la possibilità per accoppiare gli animali e si potranno produrre dei colori più rari. Ok, mi ha dato del cibo per gli animali. Non scordarti che li puoi anche, insomma, lasciare mangiare l'erba che c'è nella mia terra. Vediamo il tutorialino. Ok, possiamo comprare i baby animali. Si possono accoppiare. Quando avranno due cuori. Agli animali piace star fuori durante i giorni col sole, ma evita quando c'è il brutto tempo. Ma potrebbero starsene anche dentro quando c'è il brutto tempo, eh? Immagino, questo è tutto. Henrietta apprezza la tua compagnia ed anche io. Va bene. Del limone. Oh, grazie. Gli animali non posso averli subito perché ho bisogno di un posto dove cacciarli, ovviamente. Ho bisogno di materiali e di soldi. E ho bisogno anche di cibo perché l'erba non starà fuori per sempre. Avrò bisogno di una scorta per l'inverno. Quindi, mi devo preparare un po' in anticipo. Letterina. Allora. Ora che Mistia ha tutto il necessario, vorrei che ci concentrassimo su un booster per il morale. Incontreresti Madeleine di fronte alla Manor House dell'Inna. Certo, cara, guarda. Permettimi di annaffiare queste piantine qui, poi metto via le fragole perché io qui ho bisogno di spazio in zaino perché ne ho veramente poco. Imparo la ricetta, poi avrò un verme da dare a quella che vende le esche. E ok, andiamo a incontrare Adelina. Parlo con Marzo che vorrei conquistarlo e proseguiamo, eccoci qui. Che problema avete? Sei qui. Ora possiamo iniziare. Ok, pensava di pulire un po' del casino
che c'è stato dopo il terremoto e abbellire la città. Va bene. Si andrebbe più veloce con più aiuto, ma Elan, ne abbiamo parlato, sono tutti già impegnati. Insomma, dobbiamo fare noi le cose extra. Prima iniziamo e prima finiamo. Forza. Non credo che picconando fai meglio su quel buco, mia cara. Elan ci dice che soprattutto di sera doveva stare attento a camminare qui perché mi scapucciava. Con il traffico che c'è qui, pedonale, siamo fortunati che nessuno si è rotto una caviglia o peggio. Ragazzi, state riparando? Sembra divertente, divertentissimo! Perché non vi unite a noi? Perché no? Sì, insomma, è meglio occuparci di questi buchi adesso. Conoscendo mia sorella ed Elle, probabilmente li farebbe ancora più grandi i buchi. Nella speranza di trovare qualche tesoro. Stiamo facendo ottimi progressi. Grazie per aiutarci. Vabbè, non sembra neanche quasi neanche di lavorare, visto che stiamo chiacchierando tutti quanti. Questo, insomma, ci sta lasciando con un bel po' di pietra. Credo che la possiamo usare. Perché non aggiustiamo gli scalini al summit? Sarebbe la strada per andare verso sopra, verso la cima, ecco. Oh, sarebbero materiali perfetti per ripararli, in effetti. Oh, si uniscono anche loro due? Vabbè, ma lui c'ha il piccone d'oro! Anch'io voglio il piccone d'oro! Non è fantastico riparare questa vecchia pietra? Insomma, le generazioni passate le hanno fatte. E cosa ancora più importante, finalmente avremo accesso all'albero di limoni. Oh, c'è un albero di limoni là sopra. E su in cima la vista è fantastica. Ah, ecco cos'era tutto questo baccano. Ciao Marzo. March? Andiamo. Ah, volete farci vedere di che pasta siete fatti? Grazie. Ottimo lavoro. Che dite, andiamo sopra? Devo ammettere che mi è mancata la vista. Io soffrirei tantissimo di vertigini, no, non mi avvicinerei lì neanche morta. Ok, tutte le cose che c'è da fare sulla sua lista sono state fatte. Bene. La prossima volta, insomma, fai una richiesta, Adelina. Miss Selina ha ragione. Quando c'entra Mistria, insomma, credo che non ci sia nessuno in città che non voglia aiutare. Oh, grazie. E loro che volevano fare tutto da soli. Oh, limoni.